trovati a Meridiana, la nostra parte dedicata alle notizie dal mondo, che ovviamente riguardano tutti gli altri paesi ma che hanno anche un nesso con l'Italia. Abbiamo visto cosa succede a Genova per la costruzione di una moschea e noi oggi vogliamo parlarvi di libertà religiosa facendo il punto su un paese, in particolare il Marocco. Perché il Marocco? Perché recentemente il Pew Forum on Religion and Political Life, che è un'istituzione americana, possiamo vedere il sito internet di questa istituzione, che fa una sorta di monitoraggio continuo su quella che è la vita religiosa e la libertà religiosa negli Stati Uniti e in tutto il mondo, in un rapporto ha pubblicato vari dati che riguardano vari paesi del mondo e tra i paesi musulmani grande lodi al Marocco, perché il Marocco tra i paesi musulmani è quello dove c'è la maggiore libertà religiosa. Allora noi di Marocco e di questi temi parliamo con i nostri ospiti qui in studio, che vi presento subito. Sono Karima Mouale, giornalista del Sole 24 Ore, marocchina che vive in Italia da tempo. Buongiorno, buongiorno. Karima. E Marco Buemi, fotoreporter ed esperto di diritti umani, che tra l'altro nel suo ultimo viaggio fotografico è stato proprio in Marocco. Allora, benvenuti ai nostri ospiti. Karima, allora, tu sei marocchina, vivi in Italia da molto tempo e visto il Marocco sembra essere proprio tra i paesi con la maggiore libertà religiosa, un dato che a te che sei marocchina non sorprende, ma sì, che forse agli altri occidentali desta un po' di sorpresa. Sì, esatto, perché comunque nel dibattito attuale anche qui in Italia molte volte, quando insomma si vieta la costruzione di una moschea, la libertà ai musulmani di pregare in luoghi di culto che siano in qualche modo anche adatti, come abbiamo visto anche nel servizio precedente su Genova, si dice sempre no, perché nei loro paesi, tra virgolette, non abbiamo la libertà di culto noi come cristiani. Invece da questo rapporto emerge poi una realtà che noi marocchini conosciamo bene, cioè che nel nostro paese c'è veramente una libertà di culto. E in più su questo rapporto sottolinea anche il fatto che, al di là di essere anche liberi in qualche modo di pregare nelle sinagoghe piuttosto che nelle chiese, che sono circa 26 solamente a Rabat, Casablanca e altre città grandi del Marocco, c'è anche la libertà di esprimersi, cioè non si fa nella paura di farsi vedere come cristiani, cosa che invece in Egitto è molto più difficile da vedere. Quindi questo dato potrebbe anche in qualche modo aprirci gli occhi verso le politiche che facciamo oggi anche in Italia per quanto riguarda i musulmani che sono qui in qualche modo. E poi è interessante che questo dato venga proprio dagli Stati Uniti. Marco, tu di recente sei stato in Marocco e adesso tra poco vedremo anche le tue fotografie. Tu che impressione ti sei fatto andando in giro? Tu hai girato tutto il mondo con le tue fotografie. E il caso del Marocco, che impressione hai avuto lavorando in quel paese? Sì, diciamo che il Marocco è stato un po' un laboratorio particolare per me. E mi aspettavo un certo tipo di paese e ne ho trovato sicuramente un altro. E già subito l'impatto immediato, appena sono arrivato. Intanto scusami, se... queste le foto che vediamo sono le tue ultime foto. Sì, prego, esatto. Marco. E l'impatto è stato immediato, è stato proprio quello di un paese che si sta proiettando verso l'Europa, si sta proiettando verso il mondo occidentale. Infatti c'è tutto un processo di occidentalizzazione proposto e portato avanti dal nuovo re dal nuovo re Mohammed VI, Hassan è appunto il padre. E l'esperienza mia personale è quello di un paese che è molto legato all'Europa. Ricordiamoci i retaggi culturali, chiaramente il Marocco, che è stato fino al 56 una colonia prettamente francese e con influenza spagnola. E quindi cerca di proiettarsi verso questa Europa. I giovani chiaramente cercano di venire in Europa anche con questo miraggio che ha l'Europa dal punto di vista economico, perché ricordiamoci che molti marocchini, la presenza in Europa, soprattutto in Francia e in Italia, è molto alta. È stata una delle prime migrazioni, diciamo, che abbiamo avuto in Italia alla fine degli anni Ottanta. E i giovani marocchini che vedono questi migranti che tornano a casa probabilmente spesso anche con bei vestiti e con delle belle macchine,
sono, diciamo, da modello per loro e cercano anche loro di tornare o di andare verso questo paese. Intanto stiamo vedendo, scusa Marco, inquadrata appunto una sinagoga, sì, tanto per rimanere in tema, qua è Efeso se non sì, mi sbaglio. Sì, esatto, no, questa è Essaouira, infatti, località bellissima marocchina. E Karima, dicevamo, quindi un paese che ci sorprende, perché è chiaro, abbiamo molti stereotipi noi e falsi anche pregiudizi nei confronti di molti paesi arabi, in particolare dei paesi musulmani, e quando pensiamo all'Islam pensiamo spesso alle donne sottomesse e così via. Eppure all'inizio, mentre tu parlavi, noi vedevamo delle bellissime immagini, che adesso la regia ci riproporrà, di donne marocchine vestite molto alla moda, insomma come delle ragazze, delle donne occidentali. E a proposito di religione e di donne, c'è anche l'idea in Marocco dell'imam, cioè colui che guida la preghiera, donna. Sì, questa è una svolta. Che significato ha? È stata già approvata? È già stata approvata delle donne murshidat, che hanno del tutto lo stesso ruolo dell'imam, solo che non svolgono proprio la preghiera. Però hanno un ruolo fondamentale già da più di 3 anni, che vediamo per esempio nel Ramadan la donna murshida che fa il sermone al re in diretta televisiva. E questo è stata un'iniziativa diciamo solamente del re Mohammed VI, ed è molto forte, perché comunque far entrare anche la donna nella sfera religiosa e dandole anche questo ruolo che le spetta dalla storia dell'Islam e ridarglielo oggi è molto importante, e cambia anche le menti e anche il pensiero della società in cui viviamo. Volevo aggiungere anche un'altra cosa per quanto riguarda anche l'occidentalizzazione del Marocco. In qualche modo bisogna ricordare che anche nel 2008 il Marocco è stato il primo paese del Mediterraneo ad ottenere uno status di partenariato speciale, e questo gli consente anche di partecipare a diversi consigli nell'Europa, perché anche il Marocco come paese vede molto una sua partecipazione anche attiva a livello europeo. Questo è anche molto, molto interessante. Per quanto riguarda le donne, molto si è fatto con Mohammed VI, dalla riforma della Moudawana, che ormai tutti conoscono, a tante altre iniziative. Di famiglia, esatto. Lo ricordiamo, perché le iniziative sono state, esatto, che ha dato molti diritti alla donna, che non sono, sono in qualche modo, che non ha per quanto riguarda invece l'Islam tradizionale, quindi per quanto riguarda la legislazione che hanno altri paesi musulmani. E questo permette anche secondo me di avere anche pari diritti nella società tra uomo e donna, e di equilibrare un po' anche la società marocchina. Qui però abbiamo un po' di problemi, perché qui non arriva ancora in Italia, molte donne invece non riescono ancora ad avere questa avanzata verso l'occidentalizzazione che invece le loro coetanee e le loro compaesane hanno in Marocco. Questo succede in Marocco, e tra l'altro non dimentichiamo, come tu ci ricordavi, sono molte, ci ricordava anche Marco, sono molti marocchini che vivono in Italia, e a volte è anche difficile far convivere le diverse culture e tradizioni religiose. Noi purtroppo nelle cronache quotidiane ci occupiamo dei casi estremi, la ragazza musulmana alla quale il padre impone di sposare un uomo che poi lei si rifiuta e viene rapita e anche uccisa, è successo diverse volte nella nostra cronaca italiana. Marco, tu sei anche un esperto di diritti umani e tra l'altro hai lavorato a lungo in un paese che per noi italiani è proprio l'opposto della nostra cultura, la Svezia, e anche in Svezia ci sono molti immigrati. Tu come vedi le diverse situazioni? Che rapporto possiamo fare tra come vengono accolte le donne straniere di culture diverse in Italia e in paesi come la Svezia, che per noi sono all'avanguardia? Sì, intanto volevo aggiungere una cosa che diceva Karima prima, e sulla differenza anche tra le donne che ho trovato nelle zone rurali e le donne nelle città. E le donne nelle zone rurali erano prettamente donne legate molto alla cultura Islam, mentre le donne nelle città erano molto occidentalizzate anche nel modo di vestire, quindi questo è stato un impatto molto forte appena sono arrivato in Marocco. E la differenza con un paese come chiaramente la Svezia parliamo della Svezia come un paese all'avanguardia sulle questioni di genere. E proprio 10 giorni fa leggevo appunto che all'interno delle università non era abbastanza la quota fissata del 50%, perché è una quota discriminante rispetto alle donne che potrebbero accedere, quindi significa che potrebbero accedere più del 50%, quindi diciamo che è un confronto molto difficile da fare. Però diciamo che la Svezia
che è un paese particolare e ha avuto una forte immigrazione soprattutto dai paesi in conflitto come status di rifugiati politici, perché non è un paese che si affaccia al Mediterraneo, quindi non è di facile arrivo per i migranti, e ha una percentuale che si assesta sul 10% circa della popolazione. Ricordiamoci che una popolazione di 9 milioni, un 10% è una cifra molto alta. Diciamo che sono due paesi molto, che si contrastano molto. La Svezia, la questione di genere è molto sentita ed è molto dibattuta dagli anni 70. I primi movimenti femministi appunto risalgono addirittura prima degli anni 70. E invece la questione femminile in Marocco è una questione di nuovo corso, quindi c'è tutto un fermento e tutto un movimento che si può vedere appena si arriva in Marocco, e questa è una cosa che mi ha colpito immediatamente quando sono arrivato. Colpisce soprattutto noi. Io prego la regia adesso di rimandare alcune foto di Marco Buemi, ma prima di vedere il sito di Marco Buemi, dove potete trovare tutte, adesso possiamo inquadrare il sito di Marco Buemi dove potete trovare appunto tutte le fotografie e reportage, se possiamo vedere alcune sue foto, perché Karima vorrei chiamare la tua attenzione. Nelle foto di Marco quello che colpisce tantissimo sono i colori degli abiti, i tessuti dei marocchini, ma in particolare delle marocchine. Allora, è una cosa banale, si parla sempre di velo quando si parla di donne marocchine, però questa è una questione che attrae molto la nostra attenzione, che non è da sottovalutare. E in Marocco si vedono, abbiamo visto donne vestite all'occidentale, ma anche donne velate, però bisogna differenziare. No? Sì, a proposito di colori, perché sono molto colorate le donne marocchine, sì, pur velate. Sì, diciamo che in questo senso il Marocco è anche un po' schizofrenico, perché non solo negli abiti, non solo anche nella lingua, perché ci sono tra il dialetto, il francese, un po' anche lo slang marocchino che adesso sta entrando, no? Anche in televisione, lo vediamo anche nell'informazione, nei siti internet, eccetera. Però nonostante tutto questo il Marocco riesce in ogni caso a mantenere anche questa sua caratteristica, cioè quella di comunque non avere dei limiti in qualsiasi modo. Possiamo trovare anche, penso che lui l'avrà visto, ragazze giovanissime con la jellaba, che è un vestito tradizionale, magari con le ultime scarpe alla moda, e questa sua caratteristica ha anche segnato il festival sui caftani. Scusa. Karim, intanto le foto che stiamo vedendo sono quelle della conceria di Fesse, anche lì quello che colpisce sono i colori. Esatto. Prego, e questo fa anche del Marocco contemporaneo. Ricordiamo che in Marocco c'è anche un ritorno da parte dei giovani, giovani che sono andati a studiare all'estero, in Francia o negli Stati Uniti, adesso stanno ritornando con un bel bagaglio culturale alle spalle e che contribuiscono sempre a fare questo Marocco nuovo. Lo possiamo vedere attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso anche la moda, che si sta sempre cambiando, ma allo stesso tempo ha questa sua origine e radice che rimane intatta, e questo è molto interessante. Ecco la jellaba, intanto, che abbiamo visto poco fa col cappuccio, che è una cosa tipica dei marocchini. Però poi facendo anche un'altra riflessione, negli ultimi anni c'è stata anche un'introduzione di altri abiti, no? Come il niqab, che è tutto, abbiamo avuto anche la discussione in questi giorni sulla decisione della Francia, che è un abito soprattutto di colore nero, che è un colore invece che al Marocco non è che faccia parte della propria tradizione, però lo abbiamo visto, perché in questo senso sta anche entrando diciamo la talebanizzazione del Marocco, che è un po' pericoloso, però non è così forte, e se lo vediamo attraverso gli uomini che mettono magari la jellaba bianca fin sotto insomma il ginocchio, o le donne col niqab, questo comunque cerca di ha un conflitto tra il costume tipico della jellaba marocchina e quello invece di tipo saudita. E poi giustamente riuscirete a trovare una via di mezzo con la vostra creatività, sì, che sì, vi contraddistingue. Noi ci fermiamo qui, ma continueremo tra poco a parlare di donne, ma in un'altra regione del mondo, lontanissima e molto interessante. Intanto io ringrazio Karima Mual, giornalista del Sole 24 Ore, Marco Buemi, fotoreporter esperto di diritti umani, grazie per essere stati con noi. Abbiamo